Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento su Monster Hunter Stories. Nello scorso video abbiamo catturato un po' di mostri nuovi, o meglio, ho fatto schiudere delle uova, abbiamo affrontato un mostro grandissimo, un ghiottone, che era anche piuttosto bello. Ora Sheval è scappato, è andato alla foresta dei sospiri e c'è anche Lydia lì con lui, quindi montiamo in groppa questo bellissimo mostro Yan Tuktu, bello. È anche piuttosto veloce, non mi dispiace. Però lui non salta. Solo il velocidrome salta. Lui non so cosa fa. Niente, lui fa suono. Ah, ma qui c'è un'altra tana. Allora urge andare anche dentro questa tana a prendere un altro uovo. Eh sì, eh. Oddio. Fa cocciolo, che è Pumba? Che brutti che sono. Chiedo scusa, sono brutti davvero. E con la velocità si carica impetuosa. Ora ci fanno una carica impetuosa, quindi attacco più nel prossimo turno. Nel prossimo turno non ci interessa a noi. Ok, li sconfiggiamo con la velocità. Abbiamo fatto la combo. Eh no, la potenza vince sulla tecnica. Oddio, quanto gli ha fatto male. Ma dovresti avere tanta difesa. Forse loro hanno un sacco di attacco, perché ha fatto attacco più, certo. Ancora tecnica, non vince la tecnica, Tato! Niente, contraccolpo ha perso. Però wow, nuovo mostro affrontato e vinto. Ottimo. Erbe, servirebbe l'aloe veramente. Oddio, che paura, non l'avevo visto, mi sembrava... Bullfango si chiama. Ah, guscio di insetto. Ah. Va bene. Ora, sarà qualcuno a guardia? Scorgo qualcosa che inizia per mostro. Sarà meglio essere preparati. Oh, è un velocidrome questo? È un velocidrome, mi serve per la missione. Affrontiamolo allora. Oh, finalmente possiamo affrontare un velocidrome. Oh, che bello. Come attacco potenza? Quindi velocidrome è potenza e non velocità? Pensavo fosse velocità. Devo essere... Fa entrambi. È furbo, è molto furbo. Vai, uso l'abilità. Ma no, ha vinto lui. Aia, devo curarmi. No! Che seccatura! Oddio, gli rispara? Che bello! Fortissimo! Ma è scappato quell'altro. Quindi niente, ora siamo liberi di prendere... Cos'è qua che c'era? Ok, prendiamoci un po' le uova, va? Quest'uovo non ha alcun odore, anche leggerissimo. Prendiamone un altro, per favore. No, 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 un altro colore. Quello è un altro Aptonot. No, un altro. Mi accontento di questo. Sta per accadere qualcosa di catastrofico. No. Abbiamo sconfitto il cattivone lì. E non c'è nessun altro mostro. Quello era l'unico a guardia. Ecco, vedi? Posto, no? A few moments later. Un'altra tana. E io vado nella tana. Ok, prendo questo, dai. Un altro uovo umile, Bizan. Vabbè, mo possiamo andare, dai. Andiamo a fare la missione che è più importante. Vabbè, trovo le tane, voglio esplorarle, voglio prendere delle uova.
È questo il gioco anche, no? Prendere le uova dei mostri e fare una squadra bella forte, bella affiatata. Ecco, ci siamo alla foresta dei sospiri. Quindi qua dovremmo incontrare i nostri amici. Ma dov'è? Dov'è finito? Il suo soprannome non è Cheval il Gargoififone. Cheval, torna indietro, Cheval! Mi sa che si mette nei guai, sia lei che Cheval. Andiamo al galoppo, amico mio. Andiamo un po' a ritrovare sti due farabutti, va. Scherzando, ovviamente farabutti. Mica per davvero. Allora, questa è un'altra porzione di foresta che prima non abbiamo visto, eh. Beh, granchio qua, tutti quanti i mostri li abbiamo affrontato, quindi non è un problema, li lascio perdere. Magari se troviamo qualcos'altro, qualche mostro nuovo da affrontare, così. Oh no. Cheval! Uiui! Questo sembra questo, quello... Qual è il pattern dell'uovo che ho preso? No, mantieni le distanze! Non ti preoccupare, Lilia, ci siamo noi ora. Però l'attacco in salto no, caro mio. L'attacco con la tecnica tossina. Oh no, ci avvelena? No, Yankutku. Accidenti. Colpo superiore. Bene. Ancora veleno. Ah, avrò qualcosa per curarmi. Le pozioni sono quelle che curano. No, 100 PV. E va bene, allora non ho altra scelta che attaccarti così. Oh, doppio attacco, buono! Vai, ancora attacco. Bene, doppio attacco ancora, wow! Un altro attacco combinato. Grande. Ok, allora, nostra occasione. In sella allora. Abilità legame. Bella questa. Mamma mia. Oggetto lasciato, va bene. Con noi fa ancora tossina. Ci picchia. Ah, perché dopo un po' ci curiamo dal veleno, a quanto pare. Può fare palla di fuoco? Ah, ok, però ci vuole il legame. Ho capito. Mi curo perché ho pochissima salute. Vai, vinci, vinci, vinci! Ha vinto. Però l'ho fatto comunque male, dai. Bene. Ok, vai, scontro poderoso! È forte lui, eh! Attenzione! Vai, palla di fuoco e combattiamo con tecnica. No, potenza, sono lui, l'avevo anche letto, l'avevo! Ah, ok, ora abbiamo vinto. Oh, grado B, quindi era una lotta difficile, secondo il gioco, se mi era dato grado B. Grazie. Che c'è che non va, Lilia? È stata avvelenata da un Lopri. Oh, da un Iopri. Perché è il nome proprio, quindi la I. È un Iopri. Non c'è tempo da perdere. Che mi venga un colpo, è ancora quella donna misteriosa. Buttalo giù in un colpo, è un antidoto. Grazie di cuore, ma tu chi? Ehi là, capitano, ti ho trovata, che ci fai qui? Capitano, perché non può essere capitano una donna? Non ho capito. Pregiudizi? Capitano, per caso ha a che fare con gli scribi reali? Esatto, gli scribi sono sotto il mio comando e sono Capitano Violet. Avevo solo sentito delle voci sugli scribi, ma quel che davvero voglio sapere è perché siete venuti nel nostro villaggio. Ela, fammi spiegare, capo. Noi, gli scribi, stiamo indagando sui cambiamenti ambientali. Ah, quasi dimenticavo. Chiamami Pappan, ok? Un pappa di nome... No, meglio di no. Tu puoi chiamarmi semplicemente VC Pappy. A prevalere una carezza zampettosa a questo tizio. Che frase è una carezza zampettosa? Non ha senso.
Ti piace per caso? È un umano che ti piace? L'erba nera, mostri fuori controllo. Se non hai tutto questo marasma? Il flagello nero, una disgrazia davvero. Se gli scribi ci vengono a visitare, la natura dobbiamo salvare. Già, sei uno strano poeta, ma hai proprio ragione. Scusate l'interruzione, signora Violet, grazie di avermi salvata. Non devi ringraziarmi, sono felice che tu ti sei ripresa prima della mia partenza. Io volevo dire, posso venire con lei? Cosa e perché? Voglio sapere di più sul flagello nero. La prego, mi permetta di venire con lei. Sicura di sentirti bene, Lilia? Stai dicendo cose senza senso. Prima Sheva la lascia il villaggio, ora te ne vuoi andare anche tu? Non so neanche se gli scrivi accettino gli estranei. Certo che no, non accettiamo coloro che non hanno il cuore adatto. Ma il mio lo è! Voglio sapere di più, voglio conoscere il mondo fuori dal villaggio. È tutta la vita che aspetto. Voglio aiutare i miei amici, tutti quanti. Dacci un taglio! Dire sciocchezze non va bene, non va bene affatto. Ti accetto. Cosa? Come? Sembra proprio destino. All'inizio sarei un apprendista, va bene? Sì, sì, signora. Possiamo calmarci tutti per un momento? Capo, non pensi di fermarli? Il tempo corre alla svelta e contro il destino non hai scelta. Cosa? Perché? Questa ragazza Ryder Esther non vuole, la sua scelta è libera e ciò non mi duole. Già, ognuno qui dovrebbe essere grato di questo incontro deciso dal fato. Grazie di cuore, capovillaggio Amna. Allora, voi due, immagino sia un addio per ora. Troverò Sheval, lo riporterò a casa, lo prometto. Oh, quasi dimenticavo, prendi questa, è la mia mostropidia, un mio ricordo. Abbiamo passato ore e ore a spogliarla insieme. Tu e Sheval amavate i mostri così tanto, ricordi? Abbi cura di te. Mangia sano e cresci forte. Diventerai un raider di primo ordine, te lo dico io. Beh, è giusto che ognuno prenda la propria strada. Vabbè, guarda, non mi serve piangere, non davvero. La conoscevo a malapena. Ok. Mostropedia, interessante. Immagino che Sheva l'abbia trovato un uovo che contiene un mostro potentissimo. E così Lilia e Sheva sono entrambi andati per la propria strada, eh? Il villaggio sarà così silenzioso senza quei due in giro. Andiamo a vedere come vanno le cose nel villaggio di Hakum. Vediamo un po' questo qui che cosa c'è. Un altro velocidrome. No, magari no. Ui! Che bellino questo! Questa è la squadra. Un altro velocidrome. Dunque, per potenziare il pugnale sono richieste 1000 zenni e materiali. Va bene, andiamo. Livello 2. Ottimo. Beh, allora direi che per questo video è tutto. Vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili ai miei social. E ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ciao!